Benvenuti, bentornati amanti del betting, bentornati a questo podcast nel quale andremo a fare una lettura e andare a programmare quella che è la multipla per il prossimo weekend. Abbiamo scelto ancora campionato italiano e ancora campionato Serie A e B. Sono 6 le partite che siamo andati a scegliere in questo weekend. Partiamo subito dalla gara tra Bologna e Milan. Bologna che è reduce dalla sconfitta in casa della Juventus, nella quale comunque ha mostrato qualcosa di buono. Il Milan, 2 sconfitte dolorose per certi versi diverse, quella pesante con l'Atalanta nel derby contro l'Inter, ha qualche problema di formazione per cui fattici ingolosire dalla quota. Andiamo con l'1x a 1,93. Gara tra Spezia e Udinese, lo Spezia ha giocato l'infrasettimanale in Coppa Italia con Napoli, potrebbe essere un pochino più stanca. L'Udinese è comunque sia una buona formazione, è arrivato Llorente, è andato via Lasagna, una gara da gol a 1,70. Scende a 1,45, lo stesso segno, gol in Atalanta-Lazio, però visto quello che è successo in Coppa Italia ci sembra il segno che possa essere tra virgolette più sicuro, anche se di sicuro non c'è mai niente nelle scommesse, però a 1,45 è comunque sì ancora un'ottima quota. Cagliari-Sassuolo, anche qui siamo andati su un 1x a 1,62 perché è una gara aperta, però il Cagliari sta vivendo un momento pessimo. Però la società ha dato fiducia a Di Francesco rinnovandogli il contratto in un momento difficile e mettendo un pochino spalle al muro la squadra, che a questo punto dovrà dare segni di vita contro comunque sia un Sassuolo che sappiamo è sempre, sempre pericoloso, nonostante nell'ultimo periodo non sembri più brillante come ad inizio stagione. Scendiamo di un gradino e andiamo in Serie B. Ascoli-Brescia, anche qua doppia chance interna 1x a 1,52, due squadre che non stanno bene, l'Ascoli comunque sia in casa seppur senza pubblico, qualcosina di buono l'ha fatto vedere, ha acquistato Dionisi in settimana, è stato ufficializzato l'ex, a questo punto ex Frosinone, e quindi andiamo con l'1x a 1,52. Concludiamo con la gara dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Reggiana, la prima del girone di ritorno. Nerazzurri che hanno interrotto a Chiavari contro Entella una lunga striscia di vittorie consecutive, e invece la Reggiana, battendo il Vicenza, ha interrotto una serie di risultati negativi. Una gara aperta, una gara che il Pisa comunque sia ha le possibilità di vincere, nonostante qualche assenza in attacco, ha la possibilità e l'ottima quota di 1,90 può sicuramente starci. Andiamo a rileggere quella che abbiamo scelto per multipla di questo weekend: Bologna-Milan 1x a 1,93, Spezia-Udinese gol a 1,70, Atalanta-Lazio gol a 1,45, Cagliari-Sassuolo 1x a 1,62, Ascoli-Brescia 1x a 1,52, conclude Pisa-Reggiana 1 a 1,90 per una quota di 22,26. Come sempre vi ricordo i nostri social, amanti del betting, c'è il canale Telegram sul quale pubblichiamo anche tante multiple, tante giocate live, anche ebook sui quali giocare, ci sono anche i profili social, Instagram, Facebook, sempre avanti del betting, ma ormai insomma li conoscete benissimo perché ci interagiamo tramite appunto messaggi privati su questi due social network, ma anche seguitissimo il canale Telegram. A me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento al prossimo podcast con amanti del betting.